Una nuova parte di Polifemo dedicata agli eventi dell'estate leporanese, restate a Leporano. Beh, stiamo seguendo tutte queste serate e dobbiamo veramente complimentarci con l'amministrazione perché c'è davvero una varietà di appuntamenti. Quest'oggi siamo al secondo raduno di Sant'Emidio, un raduno di auto e moto d'epoca. Beh, davvero qui incontreremo tante persone proprio che hanno nel cuore questa passione per le auto dei tempi che furono. Una iniziativa che vede insieme l'amministrazione comunale di Leporano insieme con il club Alfisti in pattuglia. Ma non vi diciamo altro, saranno le auto e le moto con il rombo dei loro motori a far sentire la loro voce. Fabrizio Carriere, presidente del club Alfisti in pattuglia. Beh, indubbiamente è la passione che vi anima. Ecco, raccontiamo un po' come è nato questo amore per le auto, per ovviamente le Alfa che di un tempo. Queste sono autovetture di un particolare pregio. Oltre a essere Alfa Romeo, sono auto che hanno vissuto in tempi non sospetti, negli anni 70 e negli anni 80, in livrea, quindi in divisa, sia come le livree dei carabinieri che con quelle della polizia. Hanno vissuto diversi anni, hanno fatto la storia. Maurizio Merli le ha osannate queste auto qui in livrea polizia, ma non c'era bisogno soltanto di Maurizio Merli, i fatti di cronaca purtroppo hanno esaltato anche queste vetture. Queste sono state il lustro degli Alfa Romeo negli anni 70 e 80, sono auto che purtroppo sono state poi andate perse. Noi abbiamo avuto la cultura, la passione di restaurarle, farle di nuovo circolare su strada perfettamente integre con il loro equipaggiamento. Quindi ovviamente hanno bisogno di una accurata manutenzione. Sì, la manutenzione diciamo è quella ordinaria classica, i pezzi di cambio si trovano tuttora, ma come club con questo tipo di auto qui, noi storiche, diciamo che giriamo l'Italia, abbiamo una sezione a Taranto, la principale, ma anche una a Prato, siamo diffusi su tutto il territorio nazionale. Perché siamo ricercati, queste auto qui, negli vari autoraduni possono esserci le Mercedes, possono essere le Ferrari, possono essere le Lamborghini, autovetture di un certo pregio, ma i bambini vengono tutti quanti da noi a cercare di accendere i lampeggianti, accendere i fari brandeggianti, le sirene e divertirsi anche. A proposito dei bambini, qui vediamo una nutrita schiera dei più piccoli. Queste sono le nostre mascotte, quelle che ci danno, i vostri figlioli. Tutti i nostri figlioli che ci danno l'energia e la forza di andare avanti grazie anche al loro entusiasmo che manifestano nei loro raduni. È un hobby, ma è un hobby, è una passione, forse anche diciamo, ci prende anche qualcosa in più, ma siamo contenti di fare questo perché queste auto che hanno rappresentato il senso della cultura, il senso della legalità di un tempo, adesso grazie a noi continuano a rappresentare gli stessi sentimenti che una volta trasmettevano negli anni 70 e negli anni 80. Massimo Boccuni, vicepresidente del Vespa Club Taranto. Beh, l'abbiamo interrotto mentre dirigeva i lavori, i vari passaggi, le varie gymkhana delle moto. Cosa si prova nel vedere queste moto che vogliono volare quasi? Allora, la nostra è una passione vespistica che ormai a Taranto dura dal 1957. Noi cerchiamo di avvicinare quanto più pubblico possibile anche con queste manifestazioni e anche di solidarietà alle quali ci uniamo a quella del raduno di Sant'Emidio di Leporano per il secondo anno. Quindi siamo felici di fare questo spettacolo, diciamo, goliardico, valendoci anche dalla collaborazione di altri vespisti come noi, di altri paesi limitrofi, quali il Vespa Club di Lizzano e anche il Vespa Club di Martina. La passione vespistica unito e unirà sempre, quindi siamo felici di partecipare. Grazie. Gino Nuzzo, altro componente del Vespa Club Taranto, noi con Gino ci conosciamo e lo vedo spesso sfrecciare sulle moto. Beh, è una passione che non si può bloccare. Allora, solo un piccolo particolare, la mia Vespa, non so se l'avete inquadrata prima, avevo 16 anni quando è stato il mio primo propulsore, il mio primo mezzo
e quindi me la porto con me, sono oltre 40 anni. E siamo dietro a queste manifestazioni, come appunto diceva il nostro vicepresidente, che sono cose bellissime. Cerchiamo di mettere ovviamente nel nostro club di inserire quanti più giovani possibile, perché il futuro poi è sempre dei giovani, anche in queste grandi manifestazioni. Una cosa vorrei dire, mi rivolgerei, lei lo sa caro direttore Gigi, che il comune dovrebbe darci una mano in queste cose, perché l'anno scorso, non voglio denunciare, no? L'anno scorso con la Gimicana a Taranto, che avevamo ospitato tutta l'Italia, ci è andata a buca, l'abbiamo rimandata per una disorganizzazione del comune di Taranto. Peccato, dico peccato, perché sono cose bellissime e dovremmo tutti quanti stare un po' allertati, un po' più attenti. Diciamo che Leporano, grazie al cielo, è stata sensibile. Sì, sotto questo aspetto Leporano, ringraziamo anche il presidente Carriere, è stata una cosa bellissima. L'amministrazione comunale, il comune di Taranto è stato un po' negligente. L'anno scorso, quest'anno ancora ci manca ancora il permesso per la Villa Peripati. Ecco, un appello. Rivolgiamolo al sindaco, anzi al sindaco. Come emittente e come Polifemo, ecco, sposiamo questa causa. Non negateci quell'area della Villa Peripato che abbiamo fatto richiesta, così possiamo ospitare un po' di... Per quando avete fatto richiesta? Quale dovrebbe essere la data? Settembre, nei primi di settembre, quindi la richiesta l'abbiamo fatta da un po' di tempo, non abbiamo ancora avuto risposta, con la speranza che sia una cosa positiva. Ripeto, non fosse altro, siamo la città, anche noi la città di Taranto, lo sottolineo, siamo la città di Taranto, dove abbiamo sullo scudo, lei l'avete visto, voi l'avete visto, la bandiera rosso-blu, e questo la dice De Gran, non siamo una cosa astratta, una cosa, ecco, lì sopra si è inquadrata, là sopra c'è proprio nel momento in cui facciamo la gimcana, quindi è una cosa bellissima, mi raccomando signori del comune di Taranto, dateci una mano, grazie. Grazie a voi soprattutto. Antonio Petronelli del Vespa Club Lizzano, non c'è solo Taranto qui a Leporano, una grande passione, tanti sacrifici per mettere in piedi, per realizzare questo club. Stiamo cercando di realizzare anche negli anni prossimi, se ci sia una collaborazione da tutte le parti, dai ragazzi che abbiamo, ce la faremo. Siete in parecchi lì a Lizzano? Quest'anno siamo 50 tesserati, insomma, l'anno scorso siamo stati una trentina, stiamo aumentando. Si cresce pian pianino. Si cresce piano piano, speriamo di andare sempre avanti. Maristella Dimitri, ti abbiamo colta al volo mentre eri impegnata a guardare le auto. Beh, una bella manifestazione, l'unica nota negativa è il caldo, però vale la pena. Ovviamente, questo assolutamente sì, in quanto è il secondo anno che viene fatto questa manifestazione, raduno, quindi io personalmente adoro le auto, quindi ho il piacere di vederle, di farle, anche di sognare, in quanto mi piacerebbe tanto appunto prendere la patente, quindi cioè io poi adoro guidare, quindi sperando sempre che si possa fare. Però non correre troppo poi, eh? Ovviamente, io ho il problema che ho la mia macchina personale, la carrozzina, però non è diverso dal guidare una macchina normale, quindi si ringrazia l'amministrazione per averci dato la possibilità per il secondo anno di aver organizzato questo, quindi niente, grazie e buona serata. Siamo con il sindaco di Leporano, l'avvocato Angelo D'Abramo, un restate a Leporano per tutti i gusti, per tutti gli appassionati, e questo oggi vederci a fianco di moto e auto d'epoca, beh, certamente ci fanno venire in mente tanti, tanti ricordi, gli anni che passano e però anche quelle auto che hanno segnato la nostra storia. Questo è il secondo anno di questa manifestazione per questa amministrazione, chiaramente, ed è piacevole avere qui una serie di macchine
con chiaramente persone che si dedicano tutto l'anno e tutta la vita loro dietro le macchine d'epoca, e chiaramente è un valore aggiunto per quanto riguarda proprio questo settore delle auto, e noi chiaramente come amministrazione privilegiamo questi aspetti e portiamo avanti insieme alle manifestazioni estive le Poranesi. È bello vedere questa sera qui nell'area, nel piazzale mercatale, persone più anziane, meno anziane, bambini, tutti, come dire, uniti da questa passione per le auto. Beh, chiaramente abbiamo tantissima gente che sta frequentando l'area mercatale proprio per apprezzare e visionare queste auto e moto d'epoca, ma soprattutto devo evidenziare la presenza dei disabili, finalità sociali, quindi qui stanno festeggiando, a me proprio mi riempie il cuore di gioia, sono felicissimo che tutti vengano qui a socializzare, in particolare i disabili. Poi anche significativo il fatto che ci sono vari club provenienti anche dalla provincia di Taranto, da altri comuni. Beh, questo chiaramente non ci può far che piacere, perché noi tendiamo ad essere comune turistico e quindi turismo si fa in tutti i modi, anche attraverso queste manifestazioni, questi incontri. Eccoci con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Beh, abbiamo raccolto i consensi e l'apprezzamento del club Alfisti in Pattuglia e di tutte le associazioni presenti, perché hanno notato una sensibilità dell'amministrazione comunale di Leporano. E infatti diceva il vicepresidente, il comune di Taranto finora non ci ha ascoltati, l'amministrazione comunale di Leporano è da sempre vicina alle nostre esigenze. Sì, noi quest'anno stiamo organizzando insieme all'associazione il secondo raduno Sant'Emidio. È stato un raduno Sant'Emidio dove vede, insieme al club Alfisti, vede anche il Vespa Club di Taranto. Noi siamo orgogliosi di averli sul nostro territorio, anche perché questa manifestazione è finalizzata alla solidarietà. È un'associazione ONLUS, è ricavato il contributo che l'amministrazione ha dato all'associazione, andrà poi per i bambini ospedalizzati. E dal raduno delle auto e moto d'epoca ci spostiamo alla Sagra della Salsiccia. Beh, Leporano ci vuol prendere per la gola questa sera, ma non c'è solo la salsiccia, ci sono varie specialità culinarie, c'è della buona musica, c'è il piacere di stare insieme, un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale e dall'associazione Il Castello. Sindaco, la Sagra della Salsiccia, un'occasione, un momento per trascorrere alcune ore così in modo spensierato, per gustare della buona salsiccia, quindi all'insegna della gastronomia, ed è bello vedere gli amministratori insieme ai cittadini, una partecipazione popolare significativa. Beh, come al solito un momento di socializzazione importante, si inserisce questa Sagra della Salsiccia nelle manifestazioni dell'estate Leporano sostanzialmente, e noi siamo ben felici di contribuire a questa manifestazione che si ripete ogni anno, ma soprattutto chiaramente bisogna dare merito anche all'Associazione di Castello, che non è solo impegnata in questa manifestazione ma anche in altre, come ad esempio il Vive il Medioevo, che comunque si inserisce nel cartellone prepotentemente come manifestazione d'eccellenza. L'importanza di un connubio tra istituzioni e associazionismo. Beh, importantissimo, perché senza questo connubio non si va da nessuna parte. Noi puntiamo al turismo, a rendere questo territorio appetibile sotto tutti gli aspetti, perché vogliamo portare qui turisti, ed è importante chiaramente che l'amministrazione viaggi insieme all'associazione. Dottoressa Yolanda Lotta, con questa Sagra della Salsiccia il piacere di stare insieme, la partecipazione popolare, la socializzazione.
Leporano e anche enogastronomia. Questa serata, come si evince dalla gente che è venuta a trovarci, è soddisfatta perché abbiamo diversificato nella nostra programmazione. Abbiamo altri appuntamenti, questa serata era anche in collaborazione con il Club Alfisti, dove il ricavato della serata è andata ai bambini ospedalizzati. E che dire, continueremo il 7 e l'8 abbiamo una manifestazione con il Medioevo, sempre con l'associazione Il Castello, e vi dico restate a Leporano perché ce ne saranno tante belle. E intanto stasera ci gustiamo della buona salsiccia con della buona musica. Sì, come vedi l'associazione Il Castello ha anche fatto sì che la serata fosse allietata da balli e pizzica. Un ringraziamento va all'associazione Il Castello, a tutti i ragazzi che si stanno impegnando affinché tutti siano soddisfatti di questa bellissima serata. Raffaele Mele, presidente dell'associazione Il Castello, siete stati i promotori insieme con l'amministrazione comunale di questa serata dedicata alla sagra della salsiccia. Le associazioni a braccetto con le istituzioni, fa anche rima. Certamente, se non c'è l'istituzione che sta alle spalle non è che si possono fare queste manifestazioni. Poi l'amministrazione comunale del Leporano, capeggiata dal sindaco avvocato Angelo D'Abramo, e poi c'è il vice sindaco, la chiamo il carro armato degli spettacoli qui a Leporano, e ci supportano perché facciamo queste manifestazioni. Vorrei approfittare per presentare la manifestazione di domenica e lunedì, Vivi il Medioevo, che è la 12ª. Ci dica anche il giorno. Domenica 7 e lunedì 8, dove faremo questa 12ª edizione del Vivi Medioevo. È una manifestazione a carattere medievale dove noi facciamo una rievocazione storica datata a 1396, dove nel castello faremo tante manifestazioni. Ci saranno il mercatino medievale, c'è il Luna Park medievale per i bambini, combattimenti, ci sono spettacoli di falconeria. E poi ancora per i bambini abbiamo quest'anno la novità della spada nella roccia, dove faremo la gara con i bambini a estrarre la spada. Quindi saranno due giorni veramente bellissimi. Vi invitiamo al castello di Leporano per venire a entrare nella storia, nel Medioevo. E allora, come detto, restate a Leporano, ma restate anche con noi, perché ora c'è un break pubblicitario e al rientro una nuova parte di Polifemo. Bianconeri, sulle gambe, e forza Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Fiorentina, sabato 20 agosto, prima giornata di campionato. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano, Piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 888 03, Cristian 349 68 00 66, Giuseppe 347 041 76 23. E sempre forza Juve, fino alla fine! Unione Sindacale di Base, la trovi a Taranto Talsano in piazza Lo Iucco. Attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori, fatto dai lavoratori. Sono convenzionati con USB Taranto, Nexus, Family, Financial Services, Mutui e Prestiti. Richiedi la tua consulenza. Sub Murena Talsano. Corsi Sub, Corsi Nitrox, Corsi BLSD. Corsi per brevetti apnea e pesca subacquea. Brevetti riconosciuti da enti pubblici e militari. Sconti per iscritti USB. Unipolsai, Assicurazioni Giorgino. Eccezionali tariffe per gli iscritti USB. Corso Umberto 15, San Marzano di San Giuseppe, Taranto.
La SD Giovani Crios è una scuola calcio qualificata, impegnata costantemente sul territorio tarantino e della provincia nel settore calcistico giovanile, nella struttura del Matosport di Lama e nella struttura coperta del Palamazzola di Taranto. Organizza amichevoli e tornei nazionali con società professionistiche di tutta Italia. Per informazioni rivolgersi al presidente Giuseppe Lafratta, telefono 328 10 89 905. Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole, hotel corredato di tutti i comfort e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45, www.albergodelsoletaranto.it. Autocarrozzeria 3C, una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto,